Ma sì, innanzitutto faccio primi complimenti a Busto perché hanno fatto una partita straordinaria a Istanbul. Stanno giocando una pallavolo bellissima da diversi mesi, quindi faccio veramente i complimenti a loro. Eravamo preparatissimi oggi dopo la batosta di Istanbul e faccio i complimenti alle mie ragazze perché sono entrate in campo con un'aggressività, una attenzione a tutti i dettagli che è stato spaventoso. Quindi grazie mille alle mie ragazze perché hanno fatto un lavoro straordinario oggi. Cosa è cambiato a livello di testa? Cosa vi siete detti dopo la partita del settimana? Beh, ci siamo abituati a lottare, no? Perché noi prima di giocare contro Busto avevamo vinto sempre 3-0 da novembre. Quindi non eravamo abituati a trovare una squadra che difendesse tanto come Busto, che giocasse veloce come Busto, che sbagliasse così poco come Busto. E allora è stata una bella doccia fredda perché abbiamo fatto una settimana molto dura, molto intensa, molto, molto nervosa anche, perché sappiamo che siamo comunque una squadra più forte, siamo una squadra con un grande budget, siamo una squadra con grandi giocatrici, quindi sappiamo che non è facile mantenere il pronostico in queste situazioni, quindi siamo venuti qua con una testa molto molto diversa, siamo venuti qua con una mentalità cambiata e siamo venuti qua con una grande fame di andare a giocarci questa finale. Ecco, finale del Conegliano, la finale del Coppa che tutti si aspettavano e sarà veramente la ricorda. Sì, loro oggettivamente sono molto molto forti. Il Gonu sta facendo, come sempre, sta facendo una differenza incredibile. Però è una partita, quindi una partita, sappiamo che può succedere di tutto. E per la prima volta giocheremo un po' più rilassati perché i controllori che sono loro. E siamo contenti di essere là perché comunque è un grande risultato per noi. Eravamo abituati alle Final Four, poi le Final Four ce l'hanno tolte, non ci sono più, e quindi volevamo giocare in questa finale e siamo contenti. Grazie a voi. Giovanni, prego. Allora. Giovanni, ci presenta questa corazzata, dando un'occhiata ai nomi. Quante turche, quante serbe campioni del mondo? Beh, campionesse. Serbe campionesse del mondo ce ne sono due. Ovvero Rasic e Ogjenović. Rispettivamente ruoli? Alzatrice. Sì. Centrale. Poi le altre sono tutte turche? No, abbiamo Elisabella Hocke, svedese. Che ha giocato in Italia, ha giocato a Scandicci. Poi abbiamo Michel Barch, che ha giocato anche in Italia, ha giocato anche a Busto. Uh-huh. E ha fatto anche oggi. Di dov'è? Americana. Ok. C'è un pacchetto. E poi? L'ultima straniera è il numero 10, Gabi Guimarães, che è brasiliana, e niente, quindi la squadra, tutto il resto sono turche, quindi la squadra. Quindi lei è modenese, sì. Altri italiani visibili? Sì, c'è da parte atletico. Che si chiama? Vanni Liale, che l'ha, ok, che l'ha, e poi? Seduto. Poi basta, italiani finiti. Quindi lo staff è turco? No, nello staff c'è uno spagnolo. Che si chiama? Cesar Hernandez, che anche lui ha lavorato in Italia. Dove? A Scandicci l'ultimo anno. Poi? E poi un preparatore, un osteopata bulgaro. E quindi siamo anche nello staff, siamo abbastanza internazionali. Lei parla turco? Ormai poco, sì. Poco. Quindi pochino, tutto inglese. Con la squadra tutto inglese, ma vabbè, un pochino di turco lo parli. Giovanni, non ho controllato, è a doppio incarico o è solo Vakif Bank? No, sempre a doppio incarico. Qual è? La nazionale? La nazionale turca. Turca. Ah già, quella dei giri di campo. Giovanni, ma qual è il segreto? Io sono venuto stanotte, vorrei andare a casa sua a Modena. Mi dice dove abita, non l'indirizzo ma il quartiere. Abito in campagna, abitiamo in campagna. Quindi fuori Modena? Sì, fuori Modena. E qual è il segreto anche della famiglia? Adriano, mi aiuti. Adriano è mio padre. E Paolino? Paolino è mio zio. Ettore, che adesso allena la Svezia. La Svezia femminile? Sì, mio cugino. Quindi quattro? Sì. Vabbè, due sono non giovani, ma... Qual è il segreto? Il segreto è che da quando abbiamo 2 anni che giochiamo a pallavolo, da quando siamo nati, che giochiamo uno contro uno, che guardiamo la pallavolo, io vado in palestra nello spogliatoio con mio padre, eccetera eccetera. Quindi lei ha allenato l'Olanda, la Turchia, la Germania, con cui eliminò Antonella Del Core e compagna in un europeo, in un quarto, e poi? L'Olanda, la Germania, la Turchia, ho fatto un'esperienza in America e... Stati Uniti proprio? Sì e niente, basta, sono solo questi 3. Da quanto manca dall'Italia invece come club, Giovanni? Penso che questo sia il mio 12°-13° anno a Vakif Bank. Mi ricorda la moglie o fidanzata? So che è una giocatrice. Moglie. Si chiama? Bartok Soy. Dove gioca? A Fenerbahce.
quindi sempre a Istanbul. Sì. Voi siete di Istanbul. Come vive un modenese in terra ottomana? Vive molto bene, perché Istanbul è una città straordinaria, c'è tutto e di più. Ma mangia modenese, no? Cucina lei, no? No, però nel mio frigo parmigiano reggiano e tortellini non mancano mai. Senta, il prosciutto c'è. Giovanni, mi spiega perché da 15 anni lei non è CT a vita dell'Italia, magari anche al maschile? Ci deve essere qualcosa che sfugge. No, perché l'Italia ha tantissimi allenatori bravi. E lei magari ha un carattere? Io no. No? Non credo. Io non dico, è quello? No, non penso che sia carattere, nel senso che io una cosa però su cui ho sempre fatto molto, molto affidamento è il doppio incarico. Nel senso che secondo me il doppio incarico è molto importante per i giocatori e per gli allenatori. Quindi ho sempre preferito nazionali che non avessero ostacoli a doppio incarico, e poi ripeto, l'Italia non ha bisogno di me perché hanno tantissimi. Ma dopo Mazzanti chi può meritare quella chance? Ce ne sono talmente tanti bravi. È qualificato per l'Olimpiade con la Turchia? Sì, sì. Quindi sarà una delle. Sì, Lavarini sta facendo benissimo. Con la Corea del Sud? Santarelli sta facendo benissimo. E Bregoli sta facendo benissimo. Dove? Mi aiuti. Chieri. No, ci sono tantissimi allenatori italiani. Marco Musso sta facendo anche lui, ha preso in mano la squadra e l'ha cambiata. L'Italia va davvero, Gaspari sta facendo bene, sono tanti bravi allenatori. Guidetti, a uno come lei non va stretto il volley anche al maschile? Non è uno da calcio come Giulio Velasco, Interlassi, no, e come Montali? A me queste, sicuro? Queste distinzioni femminile e maschile non, nella pallavolo non ci stanno, perché te lo spiego anche perché. Primo, perché se guardi il budget delle squadre femminili è molto più alto del budget delle squadre maschili. Quanto costa un anno di infatti, 5 milioni? Tutto compreso, le trasferte che sono lunghe. Sì. 5? No, no, 7? No, no. 3? Siamo tra i 3,5 e i 5. Conegliano un po' meno? Penso che siamo lì. Siamo lì. Quindi siete le più sì, le più forti d'Europa. Veramente sì, veramente. Dico, ma non vi va stretto questo mondo? Al di là che manca il pubblico adesso, sa che in Italia i riflettori sono sul calcio. Se lei allenasse il Modena calcio, sarebbe molto più personaggio. Io ho fatto pallavolo tutta la mia vita, sto fare solo pallavolo e sono contento di fare pallavolo. Non farà mai altro come Velasco e Montali. No, non sono capace, loro sono molto più bravi di me. Tecnicamente, poi la lascio coach anche a festeggiare. Una definizione del suo volley, soprattutto il volley spettacolo. Nel calcio si parla di Brasile, no? Sì. Mi spiega il più bel volley del mondo oggi, chi lo fa e perché? Perché il calcio è più facile, tutti avanti, eccetera. Nel volley è un po' più. Il Conegliano gioca una pallavolo molto bella. E a tratti noi giochiamo una pallavolo molto bella. Vuol dire veloce, vuol dire. Sì, dipende, perché le squadre sono un po' diverse. Conegliano gioca un pochino più veloce di noi. E noi proviamo a fare qualche combinazione forse in più. Dipende, non c'è una regola. Diciamo che a livello internazionale la Cina gioca la pallavolo più bella del mondo. Invece, coach, se prendessi tutto il suo palmarès, che è infinito, quante Champions? Mi aiuti? Quattro, lo sapevo, infatti. Scudetti? Non mi ricordo. Ok. No, con nazionali? Aspetti, con nazionali non ha vinto Olimpiade? Mia sorella, eh? Né ori mondiali né olimpici ancora con le nazionali? Manca solo quello. La prima natura, ho fatto una sola Olimpiade con l'Olanda, sono arrivato quarto. Ok. E comunque, okay. Per noi valeva. E mondiali? Quanto è arrivato? No, mondiali mai no, finale. Mai fatto niente di straordinario. Oh, vedi che non sono bravo. L'Italia vince le Olimpiadi? Può. Qual è la favorita? Mi ha detto la Cina, che è la più spettacolare. Sì, la Cina è molto forte, l'Italia è molto forte, l'America può fare, la Serbia può fare. La medaglia sarà per queste quattro lì. E quando fa il giro di campo con la Turchia scatenato negli ultimi istanti delle partite? Come Malesani, no, una roba così. No, il calcio non lo serve. Le piacerebbe allenare Paolo Egonu? Beh, certo che piacerebbe a tutti, cioè la gente tutti più forte, come si chiede un attore di calcio, piacerebbe allenare Ronaldo, io penso che tutti direbbero di sì, però sono molto contento di quanto guadagna, me lo rivela? Rispetto al calcio, non mi dica il giusto. Quanto guadagno? Sì, nel senso, guadagno molto più che in Italia. Spero di guadagnare quello che merito. Sì. Molto più che in Italia, molto meno. Spero di guadagnare quello che merito e penso che in Italia farei fatica a guadagnare quello che guadagno. Fino a quando allenerà Giovanni? Spero fino a 90 anni, il mio obiettivo è giocare a pallavolo con i figli di mia figlia, adesso che ha 4 anni, quindi devo stare in campana. Ma lei comunque non mangia? No, mangio. Io mangio anche per lei. Domani, capito? Sicuro? Sicuro. Mangio, acqua. Provo a tenermi. Quante ore dorme? 4? 6. Va bene però. 6.
Figli? Una, Allison Yas Guidetti, 4 anni e mezzo. Farà la pallavolista? Non lo, per ora gioca tutto tranne che a pallavolo. Dove gioca? Abbiamo detto quanti anni ha, scusi? Mia moglie ha 34, 33 anni. Ma fa l'Olimpiade? No, non è. No, ci sono giocatrici più. Che ruolo è? Mi aiuti? Centrale. E la cosa più bella della Turchia? No, è la cosa più bella di tutto il mondo che ha, abbiamo detto, America, eccetera. A livello di pallavolo o a livello di città? L'uno e l'altro, a livello di emozioni. Questo ne va a cercare anche lei. Sì. Di emozioni. No, la Turchia, secondo me, la Turchia, non si può dire la Turchia, perché la Turchia a distanza di un se chilometro... Se io stessi un anno con lei, Giovanni, qual è la cosa che mi rimane nel cuore? Spero la mia passione per la vita. No, intendo nel vivere la Turchia, che non è Modena. Beh, è quello, ti rimane nel cuore quello, ti rimarrà impresso che puoi stare in macchina 18 ore o 10 minuti a seconda di quando. Sono musulmane? Beh, penso che tutte sono di religione musulmana. Fanno il Ramadan? Ma non, alcune sì, alcune no, non lo no, so. No, dico, dico verso la prestazione sportiva, ovviamente. A livello di mangiare non ho avuto di cose. Dai, devo andare con la squadra. Grazie.